Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo di film, ovvero di una nuova uscita tratta da un libro Young Adult che è appena approdato su Netflix e che ho finito tra l'altro tardissimo ieri sera di vedere, ve ne volevo parlare subito e sto parlando di Tutte le volte che ho detto ti amo, che suona malissimo in italiano. Ma il titolo originale è To All the Boys I've Loved Before di Jenny Han, che secondo me è stato un film carinissimo. Ci sono alcune differenze con il libro che dobbiamo andare un attimo ad analizzare, ma soprattutto volevo un attimo raccontarvi di che cosa parla, perché vederlo, perché io sono così stranamente esaltata da questo film. To All the Boys I've Loved Before è la storia di Lara Jean, che è una ragazza proveniente da una famiglia mezza americana, mezza asiatica, e che è davvero timidissima. Ha proprio un problema nell'esternare i suoi sentimenti, è super chiusa e si imbarazza per qualsiasi cosa. E ha queste crush da sempre, queste storie d'amore, queste cotte con dei ragazzi che fanno parte della sua vita, che magari ha incontrato una volta al campo estivo, con il vicino di casa, con un amico di amici, insomma. E lei a tutte queste persone però non ha mai dichiarato il proprio amore nella realtà, ma ha sempre scritto delle lettere che ovviamente non sono mai state spedite, dove lei dichiarava il suo amore in maniera plateale, insomma in maniera molto più esplicita di quello che invece non fa in realtà, e le tiene però nascoste in una scatola in camera e che non vuole che nessuno veda, nessuno tocchi e nessuno dovrebbe in teoria sapere di loro. Lara ha due sorelle, una che parte per il college e nel momento in cui parte molla anche il suo ragazzo, e in più c'è la piccolina di casa che è in realtà secondo me colei che conquisterà l'universo probabilmente e ci comanderà tutti a bacchetta, come è giusto anche che sia. E tutta la storia, visto che non vi voglio togliere assolutamente alcun passaggio per evitare gli spoiler, almeno nella prima parte, perché poi magari nell'ultima parliamo delle differenze col libro e lì siamo spoiler. E comunque, Lara Jean un giorno scopre che tutte le lettere sono state spedite e tutte le persone a cui lei aveva scritto di nascosto hanno ricevuto la lettera. E Lara Jean ovviamente la prenderà molto bene, non è vero, e però da lì inizierà davvero a stravolgersi la sua vita. Perché forse scoprirà che queste lettere spedite in fondo non sono state del tutto un errore. Allora, no, davvero non voglio andare molto oltre nella trama perché se no vi rovino i pochi minuti iniziali e da lì inizierà tutta la storia. Quindi, insomma, spero che lo vediate al più presto anche voi. E secondo me è davvero una delle poche commedie romantiche per teenager che mi è piaciuta. Io di solito odio questo genere, non lo sopporto. Il libro a me era piaciuto, ma non mi sono mai ritenuta una grande fan, anzi, secondo me era una lettura carina, ma niente di che. Tra l'altro, il personaggio di Lara Jean nel libro per me è assolutamente molto detestabile, è molto difficile capire perché fa cosa, ovvero perché non fa cose. Però nel film invece ho visto che hanno risolto tantissime problematiche del libro, hanno anche saltato alcuni pezzi, hanno tagliato alcune scene ininfluenti, secondo me, e hanno risolto alcune cose di cui però parleremo ovviamente dopo perché si entra nello spoiler. Però è una storia che invece nel film fila molto più liscia, ha un ritmo molto più sostenuto ed è un film estremamente divertente. Io l'ho trovato davvero adorabile in alcune parti, in altre molto divertente, e soprattutto secondo me è un buon modo per vedere come delle persone si conoscano e possano trovare dei punti di incontro che in qualche modo possano stabilire una relazione grazie a questi dialoghi, a questo punto di incontro, ed è un buon modo di rappresentare una relazione tra adolescenti con le problematiche del caso, perché ce ne sono tante, ad esempio, però senza mai scadere nel banale, insomma. E quindi, diciamo, già la storia di per sé è molto carina e molto divertente, rende davvero molto bene su schermo. Quindi sono fermamente convinta che questa serie rende davvero meglio su schermo più che su pagina. È quasi una forma molto più adatta alla storia di Lara Jean. E poi che dire,
Guardatelo soprattutto per la colonna sonora. La colonna sonora di To All the Boys I've Loved Before sembra davvero che abbiano guardato tutte le mie playlist, abbiano detto ora le diamo un contentino. E visto che ieri me ne sono segnate parecchie, però insomma non vorrei sbagliarmi, ora vi parlo nel dettaglio anche della colonna sonora, che per me è una parte fondamentale di questa riuscita e del fatto, è proprio della ragione per cui io sono così esaltata, e il fatto che sia davvero una colonna sonora bellissima. Allora, prima cosa, dopo pochi minuti dall'inizio, c'è uno dei miei pezzi preferiti che è Chinatown dei Cloud Nothings, quindi cuori, cuori in assoluto, ma poi con una bella scena che sostiene questo pezzo, quindi è proprio da karaoke indie. Poi c'è Blood Orange, ci sono Girls' Names, poi c'è i Tears for Fears, e poi ci sono i Pains of Being Pure at Heart, che sono forse la band che io ho visto di più dal vivo nella mia vita, almeno 8 volte. Comunque, insomma, la colonna sonora è pazzesca, secondo me è la cosa più bella di tutto il film. Smetterò di esaltarmi ancora una volta per la colonna sonora. Comunque, davvero, trovo che sia una storia d'amore raccontata in maniera molto divertente, molto leggera. Chiaramente non è un film di introspezione, non preparatevi a questo, è un prodotto Netflix per adolescenti, secondo me curato e fatto molto bene. Si vede che l'autrice è stata molto presente, da quello che ho seguito sempre, perché si nota come siano stati fatti dei cambiamenti, ma che non stravolgessero il senso fondamentale di tutta questa storia, che è quella di uscire dalla propria comfort zone e ritrovarsi a dover affrontare anche tutte le difficoltà e quelle paure che pensiamo di non essere in grado di affrontare. Adesso invece volevo fare un po' il punto sulle scene che secondo me sono proprio differenti tra libro e film, per un motivo o per un altro. Alcune mi sono molto chiare, altre devo dire che non ho ben capito. Però, insomma, facciamo il punto. Se non avete letto il libro o ancora non avete visto il film e magari avete anche intenzione di leggere il libro, non ascoltate assolutamente. In caso, insomma, invece continuiamo insieme. La prima grande differenza che ho notato è il motivo per il quale Kitty, cioè la sorella di Lara Jean, manda le lettere di sua sorella. Perché nel film c'è una cosa che secondo me sarebbe stata giustissima anche da vedere nel libro, però insomma la dinamica è un po' diversa. Comunque Kitty manda le lettere di Lara Jean perché vuole dare una mano, vuole dare una spinta alla vita amorosa della sorella, sente che si sta lamentando, che è un po' è molto demoralizzata dalla sua situazione sentimentale, e quindi scoprendo di queste lettere decide di mandarle per dare una botta di vita a Lara Jean. Ma nel libro diciamo che tutte e tre le sorelle avevano una cotta per Josh. Ovviamente Josh diventa il fidanzato della sorella maggiore, e quindi Kitty è molto piccola, quindi è solo una relazione estremamente platonica, eccetera. Però, insomma, lo fa un po' come vendetta dopo aver scoperto che anche la sorella Lara Jean ha una cotta per Josh, nonostante lui sia il fidanzato della sorella, anche se erano molto amici già da prima, Lara Jean e Josh, quindi insomma un po' la dinamica è leggermente diversa. Comunque, insomma, mentre nel film Kitty manda le lettere per aiutare la sorella e per dare una spinta alla sua vita amorosa, nel libro invece Kitty lo fa quasi per vendetta, per dispetto, perché scopre che anche la sorella aveva una cotta per Josh. E ovviamente la scelta del film mi sembra nettamente più felice rispetto a quella del libro, perché è una dinamica, secondo me, un pelo più umana e sicuramente un po' più credibile, forse. Non so se è più credibile, ma sicuramente l'ho trovata più carina e più gentile. Altra differenza tra libro e film è che nel film non si esplicita mai il contenuto delle lettere di Lara Jean, mentre invece nel libro se ne parla molto, anzi, ad esempio, Peter vuole discutere tantissimo di quello che c'è scritto nella lettera in maniera molto imbarazzante, e anche Josh, cioè insomma, questi contenuti della lettera misteriose che noi conosciamo solo attraverso degli sprazzi e poche frasi, insomma, cose che non ci raccontano bene qual è il pensiero che Lara Jean ha riversato per ognuno dei suoi, per ognuna delle sue cotte, quindi per ognuno di questi ragazzi nelle sue lettere. Quindi, insomma, secondo me questa è una cosa che
non dico che dovevano spiegare a fondo, però sarebbe stato più carino conoscere il contenuto delle lettere, come invece è nel libro, probabilmente perché appagava un po' di più la curiosità e spiegava il perché di questa tragedia nel mandare davvero tutte le lettere, perché sono davvero cose molto personali e secondo me sarebbe stato molto più carino invece rifarsi al libro per quello. Altra differenza, secondo me, è la questione temporale. Ci sono alcuni aspetti che in To All the Boys I've Loved Before, il film, anticipano quelli che saranno i due libri successivi a To All the Boys I've Loved Before. E ad esempio, la scena della vasca da bagno, ovvero la scena dove Peter e Lara Jean vengono filmati in atteggiamenti un po' ambigui, e avviene molto dopo rispetto a com'è nel film. Però, secondo me, per l'economia del film era molto giusto e quasi molto lineare metterla proprio in quel punto. Quindi a livello cronologico nel film ha tutto molto senso. Nel libro ne avrebbe avuto un po' meno perché, esatto, cioè è lì la grossa differenza cronologica. Ci sono scene che sono state un po' saltate o comunque che hanno un risvolto leggermente diverso, più macchinosa, e nel film invece è molto più fluida, quindi mi è piaciuto davvero molto di più come è stato gestito. E la scena dell'idromassaggio è proprio la scena perfetta, perché anche se non è nello stesso punto comunque coglie e riassume il significato che aveva quella scena, quindi non lo cambierei assolutamente. E invece una cosa che secondo me risulta molto poco chiara nel film, perché secondo me tutti gli spettatori fino alla fine continuano ad avere un po' di dubbi e non trovano mai una risposta a queste loro perplessità, è il fatto che quando partono le lettere, ovviamente arriva sia Josh, che è l'ex amoroso della sorella, sia ovviamente a Peter, e Lara Jean ovviamente inizia questa relazione finta con Peter. Però Josh cerca di saperne qualcosa di più, cerca da lei delle risposte, lei gliele nega continuamente, e noi non capiamo se Josh cerca da lei delle risposte, anche perché magari ci sarebbe la potenzialità di avere qualcosa di più. Nel libro invece Josh è molto colpito dalla lettera ed è parecchio geloso di Peter, e secondo me si spiega molto meglio questa dinamica, è molto più chiaro, cioè Josh non esclude la possibilità, visto che ora è single e che la sorella l'ha mollato, di magari poter avere anche qualcosa in più con Lara Jean, che comunque ai tempi anche lui poteva aver avuto una cotta per Lara Jean, che poi magari non si è mai trasformata. E il fatto di non averlo messo nel film, secondo me, è una pecca, perché rende davvero poco nitida e poco sensata anche la figura di Josh, ma Josh è molto importante come personaggio e lo sarà anche in seguito. E quindi non l'ho davvero capito come mai non hanno voluto rendere un po' più esplicito, forse perché hanno voluto tenere Josh dalla parte della sorella in maniera molto più netta, però secondo me è poco efficace il suo personaggio, cioè non capiamo perché Lara Jean lo respinge così tanto e lo rifiuta e non ci vuole parlare, cioè a un certo punto ci chiede scusami, spiegagli che guarda, non provo più quelle cose, non mi interessa, mi dispiace, ci sei finito di mezzo, rimaniamo amici, continuiamo ad avere un rapporto, cioè non ha senso, cioè o almeno così non si capisce il lato di Josh. Ah, e in più proprio riguardo a Josh e alla sorella Margot, effettivamente nel film lei lo molla perché dice io non posso andare al college senza un fidanzato, senza dargli spiegazioni, invece nel libro litigano furiosamente e quindi ovviamente è più giustificata. E sempre riguardo Josh e Lara Jean, la cosa molto diversa è che nel libro Josh arriva a baciarla. Josh a un certo punto bacia Lara Jean, e il fatto che lo viene a sapere Margot è il motivo per cui lei si arrabbia tantissimo con la sorella quando ovviamente torna dall'università. E appunto, secondo me la figura di Josh è poco a fuoco in questo primo film, che non so se ci saranno dei seguiti anche. Non lo so, è un personaggio molto importante, che in realtà non è chiaro quanto sia importante nel film. Però in realtà mi è piaciuta molto la caratterizzazione sia di Lara Jean, che è giustissima, è buffa, è goffa, è impacciatissima, è terrorizzata da tutto ciò che le succede. Mi è piaciuto moltissimo Peter perché è esattamente come nel libro, che dici, ok, è molto carino, perché Lara Jean non capisci che è un povero
coglione fin da subito, però poi si riprenderà, anche in questo libro comunque cerca di fare il bravo, insomma cerca di mettere le cose, di imparare quantomeno a fare le cose nel modo giusto nonostante tutti i casini. E secondo me è un film super super carino, l'ho già detto 80 volte, sono piacevolmente colpita e sorpresa da quest'uscita, non pensavo che mi sarebbe piaciuto. Ma è molto divertente, quindi se volete vedere una cosa assolutamente leggera, impegno cerebrale zero, però fatta bene, ripeto, con una colonna sonora da lacrime, guardatevi assolutamente tutte le volte che ho detto ti amo. Io direi che per oggi è tutto, voglio che sia un video super super breve, al contrario dei miei soliti, quindi spero che questa micro recensione vi sia piaciuta e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!